Una cosa un po' strana, perché è un libro e contemporaneamente è un oggetto, il che è già un modo di pensare, è già un modo di intendere le cose, perché le parole evocano gli oggetti e quindi hanno questo potere forte di creare le cose. E gli oggetti hanno un'anima, a loro volta sono delle parole, raccontano delle storie, che sono le storie delle civiltà, le storie degli uomini. Io sono editore di libri e sono editore di oggetti, e quindi le due cose le lego fortemente assieme. Riponiamo il libro che la contiene, e questa qui è la pianta, di una chiesa Croce riprodotta greca. in ceramica e in oro ceramico. Meraviglioso. Croce greca. Croce greca, Ah. croce Io greca. gliela consegnerei perché Grazie. vedo che hai una Io. certa ritrosia a liberartene, diciamo. Gliela darei. Come dire, proprio. Ah, che la indossasse, hai ragione. Volentieri. Alle spalle. Io un numero così ardito in diretta non l'ho mai visto praticamente. Ecco. Benissimo, è molto bella. Grazie, Ciao. grazie. Senti Giuseppe, ma la chiesa qual è? Io chiaramente tu sai benissimo che non ricordo nulla, per cui nel momento in cui presento due persone dimentico il nome di quelle due persone, cioè se devo presentare Ruggero Cappuccio in quel momento dimentico il nome di Ruggero Cappuccio. Per cui vediamo, sicuramente sta ad Ancona e San Ciriaco, ce l'ho fatta. Addio! Sono salvo, grazie. Grazie infinite. La mia reazione, quasi di pudore, di vergogna rispetto a, la commozione forte che ebbi nella lettura appunto della sceneggiatura, secondo me è lì uno dei nodi sul perché. Per me fu molto strano perché mentre eravamo lì sentivamo che stavamo facendo una cosa bella, perché quando succede sul set si sente, si percepisce e lo sentono tutti, lo sentono gli attori, ma lo sente anche l'ultimo macchinista, quello che fa il Chuck. C'era un rispetto e un amore per quello che si stava facendo e un'attenzione che poi mi è capitato raramente di vedere su un set. A volte succede che vedi, insomma, tu sei qui, reciti e sei concentratissimo e devi annullare a volte i tuoi compagni di lavoro perché fanno delle cose, parlano, fanno delle cose strane. Lì c'era proprio, si sentiva che stava succedendo qualcosa. Per cui eravamo tutti convinti che il lavoro era buono e che sarebbe andato. Questo festival si chiama Segreti d'autore. Noi siamo convinti che un regista, uno scenografo, un attore sia un autore assoluto del suo lavoro e andiamo a caccia dei suoi segreti, è evidente. Io sono molto segreta, vi ringrazio per la luce. E noi non a caso abbiamo intitolato questo incontro La luce segreta. Philippe Noiret, un giorno parlavo di questo con lui, parlavamo sempre di cavalli con lui. Appunto, io studiavo veterinaria e lui era molto preoccupato perché mentre eravamo lì, lui aveva dei cavalli e c'era la sua puledra che doveva partorire ed era arrabbiatissimo per una settimana perché lui doveva andare assolutamente ad assistere al parto e invece appunto la lavorazione si rimandava, rimandava, per cui gli raccontai che mi sentivo molto inadeguata, non all'altezza e lui mi disse qualsiasi cosa tu puoi studiare in una scuola, poi è qui. È qui che c'è la vera scuola, quindi tranquilla, andrà tutto bene. Ho bisogno urgente di voi perché ho un dubbio, un gravissimo dubbio che mi tormenta l'anima. All'anima. Sì. Abbiamo pensato di offrirle questo omaggio proprio al ricordo della location e al ricordo del nostro paese.
D'altronde qui si salvano solo le cose in Italia dove è difficile arrivare. Quindi noi speriamo che qui sia sempre più difficile arrivare. Arrivederci. Sempre definitivo.